Gaia e Simona del liceo delle Barbara Melzi, agli sgoccioli del vostro esame orale, la vostra emozione? Ansia. Ansia, io ce l'ho domani mattina, sono il secondo giorno di orale, ho appena visto gli orali dentro, sono abbastanza in ansia, spero che vada bene, spero nei miei professori che mi diano una mano e spero di uscire sinceramente con un bel voto dalla maturità. Simona, cosa ti aspetti? Allora, io ce l'ho fra 2 giorni, sono l'ultima del giro, infatti ho molta ansia perché ho paura che i prof magari siano già stanchi, quindi... Però spero che magari, nonostante magari sono stanchi, mandano via un po' più facilmente. Ho molta ansia, moltissima ansia perché me l'aspettavo più semplice, posso dire sulla mia sincera verità, e... però vabbè, andiamo bene. Alla fine vai a provare... Fai vedere quello che hai imparato in 5 anni, esatto. E dobbiamo farlo bene per dimostrare, diciamo, ciò che siamo e esatto. Che abbiamo studiato, esatto. Nell'arco di questi 5 anni. E prove scritte come sono andate? Malino. A noi ci hanno messo lo stesso voto. La seconda prova in realtà abbastanza bene. Avevamo economia, che è la nostra materia di indirizzo. La prima prova, il tema di italiano, poteva andare meglio, però comunque entriamo con un voto abbastanza alto, quindi cioè fuori speriamo, cioè siamo fuori. Adesso vediamo con quanto, si punta al 70. Dai, così. In bocca al lupo ragazzi. Grazie.